Buongiorno, sono onorata e infinitamente grata all'Associazione Garivò per aver deciso oggi per la prima volta a ricordare una donna rom, Alfreda Markowska, e anche per aver invitato me simbolicamente a rappresentare quella storia, e sono anche emozionata. È la prima volta dopo tanti anni. Alfreda Markowska non ha avuto dubbi. Durante la Seconda Guerra Mondiale tutta la sua famiglia e tutta la sua comunità, circa 80 persone, erano sterminate per la sola colpa di essere rom. Da allora lei ha cercato di raggiungere ogni luogo di strage, ogni posto dove venivano uccisi, sterminati rom, sinti e ebrei, e cercava di salvare soprattutto bambini. Ne ha salvato 50 circa. Lei ha scelto con il suo dolore da che parte stare, non è stata la sua testa, è stato il dolore e la perdita che l'ha fatta salvare le vite umane. E dunque questo per noi oggi è una riflessione, noi che non scegliamo con dolore, ma dobbiamo scegliere con la nostra testa da che parte stare. Certo, in un paese nel quale il 78% degli italiani ha pregiudizi nei confronti dei rom e sinti, dove il genocidio dei rom e sinti Porajmos non è riconosciuto, dove noi non siamo riconosciuti come minoranza storico-linguistica, l'unica minoranza, questo ha una importanza straordinaria, ma soprattutto ha importanza il fatto che noi oggi con la nostra testa dobbiamo scegliere da che parte stare, non con il dolore. E dobbiamo, queste storie ci aiutano a capire che forse al contrario del pensiero dominante, a volte al contrario delle regole, al contrario delle leggi, anche oggi, anche in Italia, possiamo pensare, anche aiutati da queste storie, e capire che a volte la parte giusta non è quella che ci dicono tutti. E questo ci aiuterà a tutti quanti a non ripetere più il momento nel quale i giusti, pur tanti, erano eccezioni, e dove il pensiero dominante era mostruoso. Io penso che in Italia oggi corriamo questo rischio. Grazie.